in questo nuovissimo video sono Nul. Oggi farò una nuova recensione di Quando i capelli di papà andarono in vacanza di George Moore, pubblicato da Terre di Mezzo Editore. Incominciamo a leggerlo. Un bel giorno i capelli di papà si staccarono di pettine e spazzola. Non avevano più voglia di starsene sempre lì, fermi sulla sua testa. Volevano fare le loro esperienze, vedere qualcosa del mondo per una volta. Uno slancio e saltarono via. Shock! Anche papà si mise subito a saltare di qua e di là per riacciuffarli. Cominciò ad agitare le braccia, facendole disperdere per tutto il bagno. Provava a minacciarli e a sgridarli. Fermi, gridava. Tornate subito qui. Questo libro parla di come un padre di punto in bianco perde i suoi capelli. Robby si sveglia la mattina, lui si pettina e boom, i capelli partono e se ne vanno via. Infatti, come vi ho detto, lui cerca di saltare per andarsene a riprendere per tutto il bagno, facendo così in modo che i capelli scappano in tutta la città. E allora lui prende, neanche si veste, prende la sua tunica ed esce pelato a recuperare tutti i suoi capelli. Quindi si arma di retino e incomincia a seguire le tracce lasciate dai capelli, che nel disegno è molto bello questo particolare, sono le strisce che ci sono nella strada. Un particolare bellissimo. Lui però non riesce a trovare i capelli, perché ogni volta diciamo che si nascondono. Prima nelle fronde degli alberi, poi nei cactus e addirittura negli animali. Infatti, ad un certo punto lui si ferma perché il semaforo era diventato rosso. Tuttavia i capelli erano riusciti a passare nelle linee pedonali con il semaforo verde proprio per un secondo. E così i capelli erano entrati nello zoo, quindi pensate, uno zoo gigantesco, e il povero papà con il suo retino che era lì fermo allo stop. Secondo voi, il papà riuscirà a trovare i suoi capelli? Oppure no? Oppure rimarranno in giro, si faranno vacanze? Non lo so. Se lo volete scoprire, beh, dovete per forza leggerlo. Ho scelto questo libro per la festa del papà perché lo reputo un libro molto divertente, sia per i bambini che anche per i papà, diciamo per farsi due belle risate. E adesso vi farò vedere un paio di immagini. E voilà! E eccone voi un'altra! Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bellissimo like e buona festa del papà a tutti i papà! Ciao ciao!